È tempo di quattordicesime. Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio, circa 10 milioni di italiani riceveranno la mensilità in più, per un totale di 14 miliardi di euro. La stima arriva da Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos, un'iniezione di liquidità consistente che potrebbe generare 6,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie. Una spinta considerevole che si riverserà soprattutto sul turismo. Tra gli utilizzi più indicati in assoluto per la mensilità aggiuntiva ci sono le vacanze, scelta dalla metà degli intervistati e per la quale si stima verranno usati 3,7 miliardi di euro. Una buona parte delle restanti risorse, però, circa 4,7 miliardi di euro, verrà impiegata per saldare conti in sospeso o pagare spese obbligate. Un intervistato su 5 risponde infatti che userà almeno una parte della quattordicesima per pagare debiti, per un totale di 1,5 miliardi di euro. Un altro 15% degli intervistati invece investirà parte delle risorse in più per pagare centri estivi o vacanze studio per i figli, mentre il 14% sceglierà spese legate alla sanità o alla salute. Circa 1,5 miliardi di euro saranno destinati al risparmio, fortemente eroso da questi mesi di alta inflazione. Più fondi e più energia verde. Li prevede il nuovo protocollo d'intesa per la ricostruzione degli edifici pubblici rasi al suolo o danneggiati dal sisma del 2016, firmato a Roma dal commissario straordinario Guido Castelli e dal presidente del GSE Paolo Arrigoni. Protocollo d'intesa firmato tra il GSE e la struttura commissariale vuole aumentare le risorse a disposizione per la ricostruzione, vuole indirizzare gli investimenti per traguardare gli obiettivi di sostenibilità al 2030, vuole implementare a livello locale il piano nazionale integrato energia e clima e vuole anche dare attuazione a diverse linee del piano nazionale di ripresa e resilienza. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, tra i più colpiti dal terremoto del centro Italia. È importantissimo, nella disgrazia noi siamo stati azzerati e quindi abbiamo tutte le possibilità per creare una città moderna, sostenibile e connessa. La ricostruzione intanto procede a rilento. Su 50.000 domande di contributo presentate dai privati ne sono state registrate appena 28.000 e la situazione non migliora se si volge lo sguardo ai cantieri pubblici. La pubblica è quella che soffre un pochino di più perché ad oggi su circa 5 miliardi di finanziamenti autorizzati noi abbiamo sostanzialmente un 45% di finanziamenti iniziati, un 7% dei realizzati, ma tutto il resto invece deve essere ancora messo in campo, quindi c'è veramente molto da fare, ma sappiamo che fra Covid, caro prezzi e tante altre vicissitudini che si aggiungono anche forse a una qualche falsa partenza iniziale, siamo in questa condizione. Cresce l'impegno di aziende e istituzioni verso i temi della diversity, equity and inclusion, anche alla luce di quanto promosso dall'Agenda ONU 2030. Dalle dichiarazioni delle imprese si evince che puntare in questa direzione non sia solo un dovere etico, ma anche una questione di competitività. Il 94% delle aziende che mette in campo iniziative di D&I afferma infatti che queste apportano benefici a livello di innovazione, attrazione e redditività. È uno dei tanti dati che emerge dalla ricerca Diversity, Equity and Inclusion, creare valore per il mondo del lavoro e per la società, presentata a Milano da The Adecco Group Italia. Monica Magri, HR and Organization Director di The Adecco Group Italia. Non serve fare solo la parte di comunicazione o mettere ad esempio all'interno dei propri siti o dei valori dell'azienda questo, devono esserci delle strategie concrete e quindi è fondamentale che diciamo, al di là poi delle parole, di quello che uno di un'azienda dice di mettere in atto, ci siano delle strategie e delle azioni concrete di informazione e di condivisione in primis, poi ovviamente la formazione che è importante, poi anche un'effettiva risposta anche sui numeri di questa diversity inclusion, anche facendo vedere un po' il cammino che si sta facendo. Sicuramente essendo una trasformazione culturale i cambiamenti non sono così facili, così veloci da vedere, ma altrettanto importante è far vedere passo dopo passo quello che si sta portando avanti anche per dare un'idea di un percorso, di una strategia. Qual è la difficoltà principale nell'applicare questi interventi in Italia? C'è proprio una dicotomia tra multinazionali, aziende large e piccole e medie imprese, dove veramente sono ormai due mondi diversi che vedono anche in maniera completamente diversa
l'effettiva importanza di queste tematiche. Questo però è molto pericoloso, perché ci sono quindi aziende come quelle, le multinazionali, che vanno su un canale anche molto più accelerato rispetto a questi temi, che hanno anzi in questi ultimi anni ancora più accelerato il processo di integrazione di queste politiche all'interno della loro strategia. Le piccole e medie sono molto indietro, però questo porterà secondo me anche a un mercato del lavoro dove anche i candidati avranno sempre più difficoltà o non saranno più attratti dal passare da un'azienda ad esempio piccola a una large e via dicendo, perché troveranno sostanzialmente dei mondi molto differenti, delle abitudini e un approccio, un'attitudine al lavoro completamente diversa. Il disegno di legge sul Made in Italy promosso dal governo spinge sulla valorizzazione e la promozione in Italia ed all'estero delle produzioni d'eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali per la crescita dell'economia nazionale in coerenza con le regole del mercato interno. Per raggiungere lo scopo interviene anche il diritto penale sostanziale e sulla procedura. Il reato previsto dall'articolo 517 quater del codice penale entra nel catalogo di quelli in cui è consentito l'utilizzo di operazioni sotto copertura. Semplificazioni in arrivo anche nella verbalizzazione dei sequestri, dove l'elenco potrà essere sostituito dalla catalogazione per tipologia e quantificazione, e la quantificazione potrà essere effettuata per massa, volume o peso.